Arrestato per narcotraffico su richiesta dell'ambasciata americana, Jesús Santrich, del direttorio delle FARC, mai come adesso, a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali, il processo di pace in Colombia sembra a rischio. L'arresto nella casa di Bogotà dell'ex capo guerrigliero, oggi capo politico del partito, che avrebbe deciso di abbandonare le armi ed entrare nella legalità. La richiesta di un giudice di New York risale al 4 aprile, per fatti accaduti dopo la firma degli accordi di pace. Se queste accuse fossero state riferite ad eventi precedenti agli accordi, sarebbero invece state considerate entro la giustizia speciale per la pace. Un momento difficile per le FARC, il loro candidato Timochenko aveva deciso di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Se le accuse venissero confermate, questo darebbe nuova linfa ai sospetti, secondo cui le FARC fanno semplicemente finta di deporre le armi, ma hanno continuato a lucrare sulle loro attività delittuose. Il portavoce del partito ha comunque rispolverato la retorica anti-americana. È chiaro che siamo frente a otro montaje. Siamo di nuovo di fronte all'ennesimo montaggio della deviata giustizia americana. Santrich dovrebbe essere estradato e giudicato per il presunto tentativo di portare a termine un delitto di narcotraffico.